Golden Volley vince con la Foppa Pedretti secco 3-0. Siamo con Giuseppe Cremonesi, coach della Golden Volley. Allora Giuseppe, chi ben comincia? E mi fermo qua, no? Abbiamo lavorato bene in settimana, è una partita difficile perché è una squadra questa che ha nella tecnica e nella fisicità il suo punto di forza. Siamo contenti di aver fatto una bella pallavolo, che era una cosa importante che avevo chiesto alle ragazze, e poi non c'erano assolutamente problemi perché avevo in campo delle leonesse, e giocare in questo ambiente ti porta solamente a fare una bella pallavolo e sono contento. Quindi stasera tutto bene o sei un super professionista che hai trovato qualche difetto anche stasera? No, quando le cose vanno bene è giusto anche portare a casa un po' di gioia, e perché anche questo può portare motivazione ulteriore alle ragazze nel continuare a giocare sempre così. Non siamo calati mentalmente ed è una cosa molto molto importante questa. Tecnicamente cos'è che ti è piaciuto di più delle tue? Ma la correlazione muro-difesa ha funzionato, e anche l'attacco su cui abbiamo lavorato in settimana con gli esterni, perché loro su palla rigiocata hanno un bel muro e una buona correlazione muro-difesa, perciò le ragazze hanno rispettato i vari compiti. Adesso vi aspetto un lungo periodo lontano da Crema, sarà un problema questo? No, assolutamente, noi andiamo in campo sempre con la mentalità di portare a casa il risultato e speriamo di accontentare sempre i nostri tifosi, perciò adesso prepariamo la prossima partita che è impegnativa, sono sempre ottimista di mio e positivo. Per arrivare? Sono cambiati gli obiettivi dopo la bella prestazione di stasera? Ma siamo solo a punto di campionato, perciò navighiamo sempre così a spanne, un sabato dopo sabato, e se le ragazze lavorano sempre così in settimana possiamo solo giocare bene, poi mi fermo lì e basta.